Ha fatto tappa anche a Salerno il cantiere del centrodestra Officina per l'Italia, la piattaforma programmatica promossa da Fratelli d'Italia per costruire un nuovo centrodestra. In particolare Giorgia Meloni, leader dell'iniziativa, ha voluto far partire dalla Campania anche un altro progetto. Si tratta di Officina per il Sud, un laboratorio politico e culturale che, partendo dal Mezzogiorno, dovrebbe dare nuova speranza alla nazione. Per l'ex ministro Meloni il Sud è la chiave di volta. Dobbiamo ripartire da territori, ha detto, dalle infrastrutture e dall'utilizzo dei fondi europei. Beh, un progetto, quello di Officina per l'Italia, che Fratelli d'Italia sta portando su tutto il territorio nazionale, una piattaforma politica e culturale attorno alla quale cerchiamo di mettere insieme persone di buona volontà, indipendentemente dalla storia che hanno, che vogliono ricostruire il centrodestra su presupposti diversi da quelli sui quali abbiamo visto il centrodestra in questi anni, quindi la meritocrazia, la partecipazione, la coerenza della propria visione del mondo e la capacità di difenderla al di là dei troppi tatticismi che abbiamo visto nella politica. Insieme alla Presidente dei deputati di Fratelli d'Italia anche Guido Crosetto, coordinatore nazionale del partito. L'ex sottosegretario ha detto: vogliamo e dobbiamo ergerci a scudi di valori e di speranze per il futuro, dando voce ai lavoratori, alle imprese, agli artigiani e agli agricoltori ormai inermi. L'obiettivo è costruire un partito della nazione che si faccia interprete delle esigenze del Mezzogiorno. In linea il deputato Edmondo Cirielli. Salerno, ha dichiarato, ha intrapreso un percorso territoriale importante. Da qui possiamo partire per rimettere al centro dell'agenda dell'Italia il Sud, la sua voglia di crescere e i suoi giovani. E lo dice l'ISPRA, cioè il Ministero dell'Ambiente, non lo diciamo noi. E poi ricordate, ce ne fu un altro di Cabello di Macchia.